Coronavirus, torna ad appiattirsi la curva del contagio in Basilicata, un positivo negli screening di Tricarico e due guarigioni, 350 i tamponi. Dal monitoraggio del Ministero della Salute sull'andamento della mortalità a Potenza emerge che nella settimana dal 14 al 20 marzo nel capoluogo si sono registrati 18 decessi, tutti di over 65, più 19% rispetto allo stesso periodo degli ultimi 5 anni. La Tesla venga in Basilicata a produrre auto elettriche e troverà una regione Covid-free, l'invito riferito al sito di San Nicola di Melfi e del segretario della UIL Lucana. Lezioni, seminari e concerti per continuare a diffondere via web la cultura musicale, iniziative dell'Accademia Ducale di Pietragalla. Volley, la rinascita Lago Negro inizia a programmare il futuro, un progetto triennale con grandi obiettivi, con la possibilità solo per la prossima stagione di spostarsi a Potenza o a Matera. Buon pomeriggio a tutti voi e buon inizio settimana. Rieccoci in studio per l'appuntamento con le notizie dalla Basilicata. In primo piano c'è ovviamente l'emergenza coronavirus, primi tamponi processati nell'ambito dello screening a Tricarico e spunta lì una nuova positività. La persona è risultata positiva a ben due test faringei, due le persone guarite di giornate. Allora il consueto punto con Michelangelo Russo. Confermata la positività a Tricarico, un solo caso rilevato dalla task force sugli ultimi 350 tamponi processati. Si tratta di un cittadino asintomatico scovato nel corso dello screening epidemiologico realizzato nello scorso weekend, al quale sono stati somministrati ben due tamponi per evitare errori. Entrambi hanno appunto dato esito positivo. Torna così l'incubo Covid nell'ex zona rossa, che già ieri in parte era stata interessata anche da un altro caso riguardante un cittadino residente a Grassano, ma dal 1 febbraio ricoverato presso l'ospedale distrettuale di Tricarico. È il 43esimo contagio dall'inizio della pandemia a Tricarico, compresi naturalmente quelli associati al focolaio del Dognocchi e in larghissima parte concernenti cittadini di altri comuni. Sei tricaricesi sono invece già guariti, mentre in un altro caso si attende l'esito del secondo tampone di verifica. Per il resto, ad Atella, tutti negativi i tamponi eseguiti sugli agenti di polizia locale e alcuni volontari. Stesso esito per i test sierologici somministrati ai dipendenti della municipalizzata AMA. Nella giornata di ieri sono guarite anche due persone, pertanto scendono a 142 i casi attuali di contagio, sempre 27 i deceduti in Basilicata, 217 i guariti complessivi. Aumentano, ma in maniera molto contenuta, gli accessi alle strutture ospedaliere, 47, di cui 16 al San Carlo e 31 al Madonna delle Grazie. In gravi condizioni soltanto una persona ricoverata a Matera in rianimazione. Infine, i lucani in isolamento domiciliare sono 95. Intanto dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute sull'andamento della mortalità nella città di Potenza emerge come nella settimana dal 14 al 20 marzo nel capoluogo si siano registrati 18 decessi, tutti di over 65. Complessivamente l'incremento è del 19% rispetto allo stesso periodo degli ultimi 5 anni. I dettagli da Fabrizio Di Vito. Il 19% dei decessi in più rispetto a quelli registrati in media nello stesso periodo degli ultimi 5 anni è il dato riguardante la città di Potenza che emerge dall'ultimo rapporto del Ministero della Salute in relazione all'andamento della mortalità dall'inizio dell'emergenza coronavirus nelle 19 città italiane incluse nel bollettino settimanale di sorveglianza. Nel capoluogo lucano, dalla prima settimana di marzo, l'inizio dell'epidemia per quanto riguarda il Potentino, allo scorso 28 aprile, il numero di decessi accertati a monta a 112, a fronte di una media di 94 relativa allo stesso periodo dei 5 anni precedenti. Niente di paragonabile al più 172% di Brescia o al più 100% di Milano, ma sicuramente un dato che spinge a fare qualche riflessione e merita un approfondimento, anche perché in altre realtà del centro-sud, a cominciare da Roma, si registrano aumenti molto più contenuti o addirittura, come nel caso di Frosinone, un calo dei decessi. Non va poi dimenticato che questo incremento di morti coincide con un periodo
caratterizzato da un lockdown pressoché totale e quindi dall'assenza di mobilità dei cittadini, fattore che ha ridotto sensibilmente ad esempio le morti per incidenti stradali o nei campi. La settimana più difficile a Potenza è stata quella del 14-20 marzo con 18 decessi, tutti di over 65. Spiccano le morti di 13 ultraottantenni, numero nettamente superiore a tutte le altre settimane purtroppo connotate dall'emergenza Covid. A livello assoluto invece, ovvero tenendo conto tutte le fasce d'età, le altre settimane che hanno fatto segnare una mortalità più alta rispetto all'andamento generale sono quelle che vanno dal 28 marzo al 3 aprile e quella successiva 4-10 aprile. 35 decessi complessivi in due settimane, 4 in meno rispetto a quelli registrati nell'intero mese di febbraio. Nelle ultime settimane invece, con il netto calo del numero dei contagi, anche quello dei decessi ha subito lo stesso andamento. Passiamo agli effetti sul lavoro. Oltre 6.000 accessi contemporanei hanno prodotto alle ore 8 di questa mattina il blocco dello sportello telematico dedicato al bonus liberi professionisti. Ma come indicato nel bando che rappresenta la legge speciale della misura, l'ordine cronologico di arrivo delle domande non determinerà priorità nell'erogazione del bonus e sarà finanziata anche l'ultima domanda che perverrà entro le ore 18 del prossimo 29 maggio. Di qui l'invito della Regione agli utenti a dilazionare gli accessi nel corso dei prossimi giorni. La Tesla venga in Basilicata a produrre auto elettriche, troverà una regione Covid-free. L'invito, riferito al sito di San Nicola di Melfi, arriva dal segretario della WIL Lucana. Sentiamo Celestino Benedetto. Il polo automotive di San Nicola di Melfi, con il piano industriale FCA già indirizzato alla produzione di auto elettriche ed ibride, ha tutto da guadagnare dalla competizione internazionale e quindi da presenza in regione di altri gruppi. Anche per questo il segretario regionale della WIL, Vincenzo Tortorelli, si rivolge ad Elon Musk, che ha minacciato di lasciare la California, dove si trova l'unico sito di produzione di auto elettriche Tesla in America, perché le autorità locali gli hanno vietato di riprendere la produzione a causa della pandemia di coronavirus. Venga in Basilicata, spiega Tortorelli, dove troverà una situazione più favorevole per la ripresa produttiva ed industriale dopo il lockdown, per effetto dei buoni dati di contenimento del Covid-19 che ci proiettano gradualmente verso l'obiettivo di regione free Covid, un contesto adatto per la sua attività automotive e potrà contare sulle misure già previste per i nuovi investimenti contenute nei programmi della ZES. I consiglieri comunali di centrosinistra al comune di Potenza accolgono il grido d'allarme dei lavoratori della Banca Popolare di Bari, istituto fortemente radicato nel tessuto socio-economico lucano e potentino, con quasi 300 occupati in Basilicata, circa 130 nel solo capoluogo di regione. Dalla lettura del piano di efficientamento e riorganizzazione appare uno scenario fatto di circa 900 esuberi, con la chiusura di ben 94 filiali, come evidenziato dai sindacati. I consiglieri comunali quindi annunciano la presentazione di una mozione consiliare affinché la Giunta si impegni per attenuare le conseguenze di questa ennesima crisi aziendale, rivolgendo un invito ai commissari affinché siano salvaguardati i livelli occupazionali. Adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, fra poco con tutto il resto del notiziario. Mettiamo le cose in chiaro. La nuova TV è visibile anche a Matera. Informazione. Inchieste. Sport. Politica. Storie. Approfondimenti. E tutti i colori della Basilicata. Mettiamo le cose in chiaro a Matera. Risintonizza la TV per guardare in chiaro la nuova TV sul canale 12. Seconda parte del TG. In vista della possibile riapertura al pubblico di ristoranti e bar nella città di Matera, inviate dal Movimento 5 Stelle Cittadino al sindaco una serie di proposte per venire incontro agli esercenti.
si va dalla concessione dell'aumento di superficie dei tavolini, ove possibile, senza alcun costo aggiuntivo, con la possibilità di una totale esenzione per tutto il 2020. Un altro provvedimento temporaneo potrebbe essere quello di prolungare la sospensione della ZTL nel centro storico e nei rioni Sassi, sino al 31 dicembre prossimo, per poter favorire, anche nel periodo invernale, l'accesso alle attività di ristorazione, anche solo nella modalità da asporto o a domicilio. E in tema di tasse, ad esempio sulla Tari, per i 5 Stelle si potrebbe richiedere un contributo straordinario alla Regione Basilicata, visto che la stessa ha già provveduto ad elargire un contributo di 2 milioni e mezzo di euro al consorzio industriale di Potenza. La richiesta è che le misure da adottare vengano discusse questa settimana nelle commissioni competenti, considerato che la Commissione Bilancio è stata già convocata per domani. Lezioni, seminari e concerti per continuare a diffondere via web la cultura musicale anche in questo periodo. L'iniziativa parte dall'Accademia Ducale di Pietragalla. I dettagli da Vito Sacco. Diffondere la cultura e la bellezza, educare il pubblico all'ascolto, organizzare stagioni concertistiche, provvedere alla formazione musicale dei più giovani, creare nuova musica colta, sacra e liturgica, favorire l'incontro delle arti e organizzare corsi di alta formazione musicale sono i cardini intorno ai quali si sviluppa l'attività dell'Accademia Ducale di Pietragalla, di cui è presidente Angela Vietri, con sedi staccate a Senise e ad Acerenza. In piena emergenza sanitaria è nata la web TV dell'Accademia, ideata dal direttore artistico Giuseppe D'Amico, diplomato in contrabbasso e professore d'orchestra, e più recentemente la web TV Young, dedicata ai ragazzi. I giorni scorsi l'Accademia Ducale ha organizzato un incontro dal titolo La musica cristiana nell'ambito delle arti, a cui ha preso parte Monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Partendo dall'unicità della musica occidentale rispetto alle altre esperienze musicali nella storia del mondo, dovuta alla sua complessità, alla sua articolazione, perché racchiude più voci, più espressioni, Monsignor De Gregorio si è soffermato sul rapporto tra la musica e le altre arti, che hanno una loro perennità, come la pittura e la scultura, mentre la musica di per sé non esiste finché non ci sia qualcuno che la canti o la suoni. Monsignor De Gregorio, quindi, ha fatto un excursus storico della musica cristiana occidentale, partendo dalle basi poste da Papa Gregorio Magno perché il canto romano antico diventasse un canto europeo, e poi spiegando l'evoluzione nei secoli della scrittura musicale. Ora una notizia che riguarda la viabilità. Sarà chiusa al traffico da oggi un'importante arteria che collega i comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio e Genzano in direzione Potenza, e per quanti nel senso opposto saranno diretti nell'area più a nord della Basilicata. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco di Banzi, Pasquale Caffio. I lavori interesseranno un ponte sulla strada provinciale che collega Palazzo e Banzi, esattamente al chilometro 68.850 sulla provinciale 6, quarto tronco, in località Banzullo, nel territorio del comune Bantino, predisposto un percorso alternativo con deviazione del traffico sulla strada San Procopio. Migliaia in pochi giorni le visualizzazioni per il film della lucana Amila Aliani, Stige, girato in Basilicata, una pellicola sulla violenza di genere che vede sul set tutti attori lucani. Ce ne parla Lucia Pietrafesa. In pochi giorni ha ottenuto migliaia di visualizzazioni il film scritto e diretto da Amila Aliani, regista lucana di formazione europea. Girata in Basilicata, la pellicola indipendente è stata prodotta dall'Associazione Calais e dal Cineclub Vittorio De Sica. Sul set tutti attori lucani. Incentrato sulla violenza di genere, il film si sviluppa in una sorta di dopoguerra della psiche. I ricordi, a 2 anni dagli avvenimenti, sorgono come input sinestetici che escludono la definizione precisa del luogo e del tempo degli eventi. Il suo uomo voleva tagliarle la gola per togliergliela. Dovete descrivere ciò che avete visto, sentito e fatto.
Un linguaggio cinematografico sperimentale propenso a non interagire in dialoghi, ma in voci, suoni e visioni dell'inconscio, utili solo ad aprire e chiudere un tratto di vita da assimilare. La protagonista è Chiara, pittrice e insegnante d'arte in una scuola, che dopo un lungo periodo di violenza fisica e psicologica da parte del compagno, giunge all'annientamento della personalità, all'abbandono dell'insegnamento e della pittura, fino all'inevitabile tentativo di togliersi la vita. Per riafferrare la propria identità entra in una comunità di recupero dove incontra Sabina, che combatte, una madre affetta da narcisismo patologico, e Nina, che per amore del suo professore accetta rapporti sessuali anche con la moglie. Due storie che Chiara osserva con empatia, al punto di vestire loro panni pur di capire la debolezza della psiche nei confronti dell'amore sbagliato. E ora passiamo allo sport con il volley. La Rinascita a Lago Negro inizia a programmare il futuro, un progetto triennale con grandi obiettivi e con la possibilità solo per la prossima stagione di traslocare a Potenza o a Matera. I dettagli da Luigi Santopietro. Il volley è stato tra i primi sport di squadra a chiudere i battenti, mettendo la parola fine a tutti i campionati della stagione per l'emergenza coronavirus. E mentre il calcio, dalla massima serie a quelle dilettantistiche, si sta ancora interrogando su come mandare in archivio i tornei in corso, la pallavolo è già all'opera per organizzare la ripartenza, progettando il futuro nonostante le difficoltà. Anche la Rinascita al Lago Negro prova a guardare avanti col presidente Nicola Carlomagno, che è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. La volontà del patron Valnocino è di programmare un triennio con obiettivi a lungo termine. La pallavolo, spiega Carlomagno, per noi è una responsabilità sociale nei confronti dell'intero territorio del Lago Negrese. Certo, ripartire non sarà facile per il Lago Negro, che oltre a dover scontare gli effetti del coronavirus, si ritroverà con un ulteriore handicap, e cioè la mancanza di strutture dove potersi allenare. Dopo la tragedia del Palalberti di Lauria, ora non c'è più una struttura di riferimento sul territorio. E qui viene la novità più succosa. Se per gli allenamenti si pensa a strutture di Sapri o Casalbuono, per le gare ufficiali Carlomagno sta pensando di spostarsi a Potenza o Matera. Il prossimo anno sarà molto probabilmente transitorio a livello economico, sanitario e sportivo, ma poi c'è la volontà di ritornare al Lago Negro in grande stile quando sarà realizzato il nuovo palazzetto. Vorrei vincere la Coppa Italia, chiude il presidente. È sempre stato questo il mio sogno, mi auguro di poterlo realizzare. Garanzia di qualità delle acque e delle spiagge, servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Questi i principali caratteri distintivi che connotano il marchio Bandiere Blu per le località marittime e lacustri. Ogni anno la Fondazione FI stila un elenco di spiagge che vengono insignite dell'ambito premio, che determina anche un ritorno d'immagine per le località turistiche della penisola. Nel 2020 le spiagge Bandiera Blu in Italia sono 385 e la Basilicata è presente con entrambe le coste, Maratea per la Tirrenica con tutte le sue spiagge più note e per la fascia ionica con il Lido di Metaponto, Pisticci e i suoi Lido San Basilio e Lido 48, Policoro con Lido Nord e Sud e Nova Siri Lido. Il podio delle regioni italiane con più spiagge premiate spetta alla Liguria con 30, seguita dalla Toscana con 19 e dalla Campania con 18. La consegna dei riconoscimenti avverrà a Roma in via telematica il 14 maggio nella sede della Fondazione. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione. Io mi fermo qui, ci aggiorniamo all'edizione delle 19 e vi lascio alle previsioni del tempo.